Sapete che sono sempre stata, ho cercato almeno sempre di essere vera sul mio canale e siccome proprio oggi ho dato la notizia. È stato amore a seconda vista. Ci siamo rivisti a Milano 2 anni dopo e lì c'è stato un reciproco amore. Da quanto tempo state insieme? Allora, più o meno stiamo insieme dal 2008-2009, quindi circa 10 anni. Stiamo insieme da 9-10 anni. Tre aggettivi per descrivere l'altro. Sicuramente è intelligente, molto brillante, simpatico, fa ridere sempre tutti e pignolo. Spumeggiante, radiosa, distratta. Cioè, a tal punto che la mia vita è spesso il repentaglio. Stamattina avevamo la morfologica e quindi è l'unico giorno che non ho lavato i capelli. Sono truccata così da stamattina, sto piangendo da un'ora. Siccome proprio oggi ho dato la notizia che io e Fabio aspettiamo un bambino con l'asterisco, perché ancora non vi dirò il sesso, ma sicuro me lo farò scappare perché non mi tengo niente. Comunque vediamo quanto dura questo segreto. L'ho data su Instagram, su TikTok, insomma sui social. E mi sono emozionata tantissimo perché faccio fatica anche a dirlo, ma alla fine ci sono persone che mi seguono, mi conoscono dal 2014 quando ho aperto il canale su YouTube. Non so perché mi emoziona così tanto a dire questa cosa, ma pensare che molti di voi mi seguono da quando facevo i video a casa di mia mamma perché ancora vivevo con lei. Tutti i miei primi video sono in camera di mia mamma. Mi avete comunque visto crescere in questi anni perché sono 9 anni che faccio video, vi racconto la mia vita che è cambiata anche grazie a voi. Già da allora io e Fabio stavamo insieme, infatti noi siamo insieme dal 2008 e quindi in tantissimi video sul mio canale c'è anche Fabio e so che ci volete bene come coppia e che avete sempre tifato per noi, quindi darvi questa notizia veramente. Cioè, non si direbbe perché sto piangendo tipo da un'ora, ma mi scoppia il cuore di gioia perché mi sento proprio come se dessi questa notizia a mia mamma, a mio papà, alla mia famiglia, perché davvero mi sento così e forse mai come in questo momento mi sono resa conto di questa cosa. Cioè, che proprio voi siete sicuramente parte della mia famiglia, nella mia testa almeno, perché sennò non sarei così. Quindi ecco, avevo pensato di fare questo video da beauty creator mentre magari mi truccavo e vi parlavo di questa cosa perché comunque il mio canale è beauty, ma poi ho pensato perché, cioè alla fine, perché dovrei truccarmi mentre vi do questa notizia? Quindi ve la sto dando così. E ecco, magari vi dico qualcosa di più. Starete chiedendo di quanto sono. Sono di, al momento che sto registrando questo video, sono di 21 settimane, quindi poco più di, cioè, sono nel quinto mese. Tanto. E abbiamo aspettato anche a dirvelo perché ho dovuto fare vari controlli, insomma, vari esami per accertarci che tutto, insomma, vada bene, e anche se ovviamente in queste cose non è che sia mai la certezza, ma so che abbiamo tutto il vostro supporto, ci manderete energie positive e insomma,
andrà come deve andare, siamo fiduciosi che andrà bene. Io ho il mio simbolo portafortuna qua, il sole, che da quando capirete poi, quando vi dirò anche il nome, eccetera, è comunque un elemento molto importante per me. Vi ho messo un piccolo pezzo su Instagram del giorno che ho fatto il test, perché ero da sola, perché non pensavo di essere rimasta incinta. Quindi Fabio quel weekend era a Roma e io ho fatto il test perché io ho proprio il ciclo super regolare, cioè proprio al giorno, cioè il giorno 28esimo mi veniva il ciclo. E quindi il primo giorno che di ritardo, il primissimo, ho fatto il test, ma non pensando di essere rimasta incinta. E invece era positivo, solo che Fabio non c'era e quindi ho registrato il video da mandare a lui, o comunque insomma per tenerlo, per fargli vedere, anche per ricordo mio personale. E nel video si vede che piango, perché mi sono sentita così grata, veramente, ho proprio provato un sentimento di gratitudine estremo, perché so che tante persone fanno anche fatica a rimanere incinte e quindi mi sono sentita tanto fortunata e vi confesso anche un po' in colpa, perché penso, già io mi sento tanto fortunata e quindi quando ho visto anche il test positivo ho pensato, caspita, grazie. Quindi ecco, il mio sentimento è di gratitudine e sono anche molto vicina alle coppie che magari fanno fatica ad avere bambini, ma mi sento di dire che probabilmente il loro bambino arriverà quando sarà il momento perfetto. E quindi vi mando tutto il mio amore. Ah, mi starete chiedendo dov'è Fabio in questo video. Fabio è dovuto uscire perché aveva un appuntamento di lavoro, però ci tenevo proprio a prendere questa emozione così com'era, perché la cosa bella di questo mio lavoro, se vogliamo chiamarlo così, anche se come vedete si intreccia tantissimo con la nostra vita personale, è che i video che anch'io rivedo di 5 anni fa, 8 anni fa, 2 anni fa, video magari appunto di momenti particolari, sono dei ricordi bellissimi. Ho voluto accendere la fotocamera così com'ero e dirvi un po' quello che mi passa per la testa. E non so se avrà un senso questo video, ma sì, un senso ce l'ha, perché direi che ce l'ha. E una cosa curiosa che non ho ancora detto da nessun'altra parte è che io una settimana prima di rimanere incinta ho sognato di partorire, e di partorire una bambina, e è stato veramente, veramente emozionante, cioè proprio l'ho vista e poi per tutto il giorno ero rimasta con quell'emozione, mi aveva tanto colpito quel sogno e quindi penso di aver percepito l'anima di questo bambino che arriverà, e chissà se il sogno era stato giusto o a volte i sogni sono il contrario, quindi se volete provare a fare un pronostico, sia maschio o femmina, vediamo se indovinate. Vi posso dire però che qualsiasi persona che in questi 5 mesi mi ha incontrato mi ha detto è maschio o femmina, però mi ha detto è, e indovinavano tutti il sesso semplicemente dalla mia faccia. Quindi non so se volete provare a indovinare, vediamo. Tra l'altro sono già cambiate molte cose nella mia routine giornaliera,
come potete immaginare, quando si è in dolce attesa cambiano tante cose, da come fai colazione, ai ritmi, alla stanchezza, eccetera. Quindi sicuramente ci sarà una nuova serie di video sul mio canale dove vi racconterò la mia nuova vita, che per certi versi è diversa, e così vi spiego anche, insomma, come sta andando. Però posso dirvi che i primi tre mesi ho avuto, ero molto stanca, soprattutto la sera, molto molto stanca, e di giorno ho sempre lavorato. Infatti se mi seguite sui social non avrete notato sparizioni neanche per poco, perché in realtà di giorno stavo bene, però dalle 7 in poi veramente stanca. E i primi due mesi non ho mai avuto nausea, vomito. Invece dal terzo mese in poi, al contrario di come di solito, ho iniziato a vomitare praticamente ogni pasto, pranzo e cena. Adesso sono due giorni, proprio due, che non sto vomitando, quindi forse andando avanti la gravidanza questo sintomo mi è passato. E la stanchezza era dovuta anche al fatto che ero un po' ipotiroidea, cioè l'ipotiroidismo può venire in gravidanza e ti provoca più stanchezza, aumento di peso, eccetera. E quindi adesso mi hanno dato una terapia da una settimana e mi sento molto meglio, molto più in forze. E quindi di umore sto benissimo, in realtà, a parte oggi che veramente non lo calcolate. Di solito sono molto peace and love, pacifica, non ho sbalzi ormonali, il che mi ha stupito un sacco, perché io soprattutto con prima del ciclo avevo proprio picchi di umore molto basso o molto alto, sbalzi ormonali, e quindi ho la certezza che sia dovuto proprio alla sindrome premestruale il mio sbalzo d'umore, perché da quando sono incinta sono veramente molto molto serena. E per la gioia di Fabio, prima o poi finirà questa gioia, comunque vabbè, quindi questo così. E niente, fatemi, insomma, se avete altre domande fatemele pure nei commenti, così nei prossimi video farò un sacco di vlog, eccetera. Qua su YouTube soprattutto voglio ripopolare il mio canale, perché secondo me sarà anche bello, insomma, raccontarvi qualcosa di nuovo. E fatemi pure le domande che volete qua sotto, e vi sento tanto vicini. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao!